Buonasera, buonasera a tutti amici ascoltatori, benvenuti alla terza puntata di Time Out. Prima di iniziare un saluto a tutti da parte di Diego Fumagalli, Fabrizio Lanza questa sera in regia a regnare sui cursori. Detto questo, andiamo subito a presentare l'ospite. Come promesso, di questa puntata parleremo in maniera approfondita della prima giornata e l'ospite di questa sera è il presidente della Pallacanestro Cantù, Alessandro Corrado. Buonasera a tutti, ciao. Ecco, iniziamo subito a fare qualche domanda ad Alessandro. Chiedo prima di tutto, domenica si inizia, com'è il morale della squadra? Beh, il morale direi che è buono, non vediamo l'ora di iniziare perché è stato il periodo di preparazione, è stato molto lungo. E quindi arriviamo pronti a questa partita, pur sapendo che è una partita molto tosta, dura contro una formazione come la Virtus che abbiamo incontrato nei playoff, quindi siamo pronti per andare a Bologna. Prontissimi per la trasferta di Bologna domenica alle 6 e un quarto, prima giornata di campionato 18 e 15 alla Future Show Station. Ecco, detto questo, faccio subito un salto alla notizia più recente: il sorteggio di Eurocup. Per chi non l'ha ancora saputo, Cantù ha pescato nel girone il Galatasaray di Istanbul, il Panellinios di Atene o sobborgo di Atene, e il Gasterra Flames di Groningen. Da più parti si è detto che poteva andare meglio, ma poteva anche andare molto peggio. Qual è la tua opinione al riguardo? Ma sicuramente il sorteggio, come giustamente hai detto te, poteva andare peggio. Noi abbiamo incontrato, ci hanno sorteggiato le formazioni sicuramente di buon livello, per il Galatasaray sicuramente un'ottima formazione, però diciamo nel roster delle squadre che c'erano, ce n'erano squadre molto più forti. Devo dire che anche come posizione geografica possiamo essere abbastanza contenti, infatti abbiamo preso squadre dove i voli aerei non sono molto lunghi, ecco, quindi abbiamo anche la possibilità di volare con non molte ore di volo, quindi essere anche molto più riposati, ecco, quindi abbiamo queste partite dove sicuramente noi ci teniamo molto a far bene in coppa, perché è sicuramente un obiettivo quest'anno che abbiamo centrato, cercheremo di portare il più lungo possibile la nostra squadra in coppa, ecco. Sempre riguardo alla Coppa, ti do subito la nota di colore. Oggi in conferenza stampa Andrea Trinchieri ha detto: c'è chi diceva dovete pensarci bene perché la Coppa toglie energie, che lui ha detto: io quando vado ad allenare però tutti i giorni guardo in alto, e praticamente non potevamo non fare la Coppa. Questo è anche il pensiero che avete avuto voi in società. Ma sicuramente è stata una decisione molto ponderata. È logico che Cantù è la seconda squadra in Europa dopo Real Madrid ancora per trofei vinti, quindi penso che sia stato un obbligo fare la Coppa, perché penso che meriti Cantù di fare la Coppa e meriti questa città di essere rappresentata in Europa per merito di questa squadra. Noi abbiamo raggiunto questo traguardo, ci abbiamo pensato. Quindi siamo arrivati a questa decisione, pur sapendo che ci sono magari anche delle note negative, nel senso, come giustamente dici te, in coppa, quando giochi in coppa, ci devi pensare che ci sono quando giochi in trasferta, per esempio, noi andiamo a giocare ad Avellino e poi da Avellino andiamo in Turchia ad Istanbul. Quindi ci sono queste trasferte che magari non ti puoi allenare, però diciamo che il roster della squadra quest'anno è stato allungato anche quindi per merito, cioè, per merito di questo, anche di questo favore, quindi possiamo, la Coppa è un obiettivo sicuramente che noi ci portiamo dentro, possiamo, come dicevo prima, di raggiungere, di arrivare. Quest'anno non mi sembrava vero, nel senso, noi siamo stati forse la prima squadra, la prima società a completare il roster, quindi era anni che non si vedeva. Merito soprattutto del nuovo partner Bennett, che ci ha dato sicuramente una notevole mano, merito della famiglia Cremascoli che ha investito, e merito di tutti i nostri sponsor che in questi anni ci sono stati vicini, e in quest'anno dei nuovi sponsor che sono entrati. Facciamo un giro in casa d'altri, diciamo campionato
di cui tu, si parla molto come il campionato forse dopo anni di dominio incontrastato di Siena, un campionato che sembra essere più equilibrato, tra parentesi, equilibrato, Siena ha vinto in Supercoppa di 20, chiusa parentesi. Detto questo, ci fai un po' ci dai la tua impressione su quello che sarà il campionato? C'è chi dice che Siena è ancora squadra da battere, c'è chi dice che avrà un po' di, tra virgolette, problemi nel riamalgamare tutto. Ecco, che campionato sarà? Beh, guarda, io sono domenica scorsa ero a Siena a vedere la finale Supercoppa, ma cambiano gli uomini, però secondo me Siena in questo, ancora quest'anno, ancora oggi, era una squadra fortissima, pur avendo cambiato uomini, cioè Eze, aveva cambiato McIntyre, quindi insomma cambiato uomini, però il gioco di Siena è, non mi sembrava molto diverso da quello dell'anno scorso. Penso che sulla carta, guardando il roster delle squadre, Milano quest'anno è una squadra fortissima, però insomma 12 giocatori non è facile anche da amalgamare. Sicuramente Milano si è molto avvicinata al livello di Siena sulla carta. Poi ci sono secondo me Roma, che è una buona squadra, Treviso, che è una buona squadra, e poi ci siamo tutte le altre squadre dove in quel gruppone ci siamo anche noi. Sicuramente Caserta, ma la stessa Brindisi, la una neopromossa, secondo me è una buonissima squadra. Quindi secondo me è un campionato dove il livello si è alzato e diciamo la differenza tra Siena, Milano e Roma si è sicuramente notevolmente, diciamo, abbassata. Quindi sicuramente sarà un bellissimo campionato e sarà una dura lotta entrare nei playoff e una dura lotta entrare nei final di Coppa Italia. Ecco, noi sicuramente quest'anno abbiamo investito molto di più per fare la squadra, però non è detto che con questo investimento si possa ripetere anche il campionato dell'anno scorso, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto, secondo me, veramente un miracolo sportivo, perché noi l'anno scorso siamo partiti per salvarsi come ogni anno, poi pian pianino siamo arrivati dove siamo arrivati per merito di questo gruppo, per merito dell'allenatore, per merito della dirigenza, di questo staff. Quindi noi quest'anno sicuramente cercheremo di fare molto di più, ma sicuramente non sarà facile. Guarda, io sui pronostici sono molto scaramantico, infatti io quando la Gazzetta fa i pronostici vado a vedere subito il voto, quindi essendo un voto basso che quest'anno rispetto alle altre, io sono molto contento, perché io mi ricordo sempre la volta in cui la Gazzetta ha dato un voto abbastanza alto Cantù, che era l'anno di Kebu Stewart, che facciamo anche la Coppa, ci siamo salvati se non sbaglio la quart'ultima di campionato, e in Coppa siamo usciti mi sembra subito la prima fase, se non sbaglio. Sicuramente, guarda, se Milano stecca, sì, ci può essere Cantù, ci può essere Caserta, ci può essere Brindisi, ci può essere Treviso. Come ho detto prima, il campionato si è livellato molto, ecco. Non è facile in questo periodo scegliere una candidata, perché le amichevoli è un conto, quando si inizia a giocare è totalmente diverso, ecco. Secondo me tra un paio di mesi, 2 o 3 mesi, si comincerà a vedere sicuramente chi sarà l'antagonista di Siena. Guardare più o meno il roster di Bologna, grandi linee, su tutti, diciamo, c'è da temere un copone che non è al 100%, ma che anche da quanto dichiarato oggi Andrea Trinchieri è comunque uno da tenere d'occhio, insomma. E poi una squadra che, con rotazioni di tutto rispetto, ecco. Oggi in conferenza stampa appunto Trinchieri poneva l'accento su una cosa che si potrebbe soffrire Cantù, è l'atletismo di Sanichidze e anche l'accoppiamento di Koponen, che gioca da playmaker ma è alto 10 cm in più dei nostri due playmaker Tabu e Green. Sei d'accordo con questa, cioè questi sono i due elementi da tenere d'occhio, o vuoi aggiungere anche qualche altro giocatore che sicuramente potrebbe dare fastidio? Ma sicuramente quello che dice il coach è esattissimo, ecco. Però non dimentichiamoci che la Virtus c'ha Poeta, un giocatore playmaker della nazionale, quindi insomma c'ha Amoroso, c'ha gente esperta, quindi sicuramente è un roster molto competitivo. Però insomma noi abbiamo Green, Lune, Marcosvili, Mizzov, Marconato, Horner, quindi insomma, non partiamo rispetto agli altri anni, partiamo penso sullo stesso livello, ecco.